domani 13 settembre è il giorno ufficiale della ripartenza delle lezioni in Abruzzo, anche se qualche scuola ha anticipato, ma insomma domani sarà davvero la prova generale anche sotto il profilo dei trasporti. Naturalmente siamo ancora in modalità Covid, tuttavia l'avvento dei vaccini consente per ora di accantonare la DAD, si spera, e di riprendere le lezioni in presenza. Fondamentale anche l'ausilio del Green Pass, concesso ai vaccinati o ai freschi di tampone, obbligatorio sia per il tampone per il personale scolastico, docente e non docente, che per i genitori degli alunni e per chiunque acceda nella scuola, ad eccezione degli studenti. Il personale scolastico vaccinato supera ad oggi in Italia il 93%, ma in 5 regioni raggiunge addirittura il 100%, e l'Abruzzo è proprio una di queste 5 regioni, insieme a Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Toscana. Ci sono tante misure messe in campo per contrastare il rischio Covid, come per esempio anche i test salivari, che hanno un piano che prevede di monitorare almeno 55.000 alunni ogni 15 giorni, parliamo naturalmente di numeri in nazionale. Ad essere coinvolti su base volontaria sono gli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado, ossia le elementari e le medie. Per il ricambio dell'aria il Comitato Tecnico Scientifico ha stabilito che dovrà essere assicurato questo ricambio, sia naturalmente aprendo le finestre, ma sono stati stanziati anche dei fondi per impianti di filtraggio e pulizia dell'aria, destinati poi soprattutto alle scuole del nord e comunque delle località più fredde, dove aprire una finestra d'inverno naturalmente non sarebbe consigliato. Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha anche precisato che in caso di positività andrà in quarantena solo la classe di riferimento.